Abbiamo ospite da noi l'avvocato Antonino De Silvestri, già magistrato di Cassazione, persona molto nota a Vicenza, ma che vogliamo utilizzare la sua competenza specifica per chiarire alcuni passaggi tecnici su cui sia i nostri utenti, ma soprattutto chi ha investito in Banca Popolare di Vicenza o in altre banche, che so Veneto Banca, si trova a combattere. Che oggi l'informazione finanziaria è complessa, qualche volta poi non la si può dare neanche in maniera corretta, per cui approfittiamo della sua competenza per porgli alcune domande che portino non a ricostruire la storia, quello ci abbiamo pensato noi, le chiedo scusa, con Vicenza, la città sbancata, ma per capire cosa si può fare, cosa può fare il socio che si ritenga danneggiato e come può procedere per individuare il danno subito e le azioni eventuali che possa intraprendere. Allora io parlerei proprio di, ne parlavamo prima io e lei, di andare a definire in una casistica che comunque è enorme, di andare a fissare alcuni punti di quella che può essere chiamata una scaletta delle possibili tutele. Ora, partiamo dalla prima domanda che mi viene, dal discorso che abbiamo fatto. Anche ultimamente sulla stampa sono andati casi di imprenditori o di privati che hanno lamentato di aver sottoscritto contratti di acquisto o sottoscrizione di azioni della Banca Popolare di Vicenza. Parliamo di questa perché è la cosa più nota a noi, ma anche se il discorso può essere allargato a tante situazioni analoghe, che avrebbe sottoscritto questi contratti presso la propria sede. E c'è penso che sia un punto fondamentale di capire quanto e come possono essere leciti i contratti conclusi fuori dalla banca. Ci può un po' chiarire questo punto? Certo. Bisogna partire da un presupposto che è quello da cui è partito il legislatore. Se io vado in banca, so perfettamente che sto andando in banca e ovviamente non vado a comprare il prosciutto in banca, vado a fare operazioni bancarie, quindi ho la testa predisposta a fare operazioni bancarie. Se invece l'operatore bancario viene da me in azienda o addirittura a casa, io, ragione il legislatore, non ho la predisposizione per fare operazioni finanziarie, quindi ho bisogno di una tutela maggiore proprio perché non sono in banca. Sulla scorta di questo banale ragionamento, il legislatore ha previsto che le offerte di contratti finanziari fuori sede debbano essere fatte in primo luogo, anche se si tratta di banche, quindi da dipendenti bancari iscritti nell'albo dei promotori finanziari, quindi un requisito soggettivo. Diciamo così. Ma il legislatore è andato oltre. Se anche viene da uno iscritto nell'albo, deve nel contratto inserire una clausola, un diritto di recesso che ti consente di recedere dall'operazione entro 7 giorni. Quindi tutte le volte in cui c'è stato un caso di sottoscrizione di azioni fuori sede, per fuori sede si intende fuori dalla banca, non solo l'azienda ma anche l'abitazione privata, io ho una cliente che è stata visitata quando era in ferie dal funzionario di banca. In tutti questi casi il contratto di sottoscrizione è nullo e quindi uno ha diritto alla restituzione dei soldi che ha investito oltre agli interessi che ha speso. Ecco, la domanda che sorge spontanea: come faccio a dimostrare che il contratto è stato sottoscritto fuori sede? Beh, se si tratta di un privato e per caso ho ricevuto il funzionario in casa, parlo del cliente che ho, questa signora ha un compagno, il compagno è un test validissimo, quindi il compagno testimonia. Ma poi questi per esempio sono andati al ristorante, allora è vero che quel giorno ero al ristorante con l'ingegner Coviello della banca, quindi il problema di prova si supera, ancora più semplice è superarlo nel caso di visite in azienda, perché la prassi degli operatori di banca che vanno in azienda è diffusissima, non abbiamo mai visto il grande imprenditore noi che va in banca a fare le operazioni, avviene l'esatto contrario, quindi c'è tutto il personale, c'è il direttore finanziario, il direttore amministrativo, la segretaria, quindi non è un problema. Un eventuale registro degli ingressi. Il registro degli ingressi, ma anche documentalmente poi ci sono dei riscontri, dei supporti che si riescono a dare, perché se tu sottoscrivi fuori sede, molte volte aggiungono a penna, cioè tutto è scritto stampato e magari c'è scritta la sede a penna o la data a penna. E poi magari chi so che viene in mente ci può essere anche un documento interno alla banca che attesti che quel funzionario
sia fuori banca in quel periodo perché non ha il cartellino, tante cose. Comunque l'importante è il punto principale, si prova, se, se si consiglia un contratto fuori sede, e c'è da verificare intanto che chi ha, ha fatto sottoscrivere il contratto sia un iscritto all'albo. All'albo dei promotori finanziari, adesso si chiamano consulenti finanziari, e tengo a precisare che è un comportamento grave quello di chi si reca fuori sede a fare contratti finanziari, perché è un reato, addirittura un reato di abusivismo che prevede sanzioni penali. Nel caso in cui non si iscriva all'albo. Nel caso in cui non si è iscritto all'albo. C'è un'altra fattispecie di lei, no? Si usa un po', io si adegua. Cerco di imparare, no? Non sono un tutologo. C'è il caso di difetto di sottoscrizione, cosa vuol dire e cosa comporta? Anche questo va chiarito, perché può sembrare strano che io sia titolare di un pacchetto azionario e non ho sottoscritto i relativi contratti di acquisto. In realtà è avvenuto molto più frequentemente di quanto si crede. Per esempio, il marito che conosce il funzionario di banca dice: "Bah, sottoscrivo delle azioni per mia moglie, sottoscrivo delle azioni per mio figlio", e quindi in realtà, anche se nel modulo c'è scritto che le azioni le ha comprate perché ha sottoscritto i relativi moduli Maria Rossi, in realtà la firma Maria Rossi ce l'ha messa Tonino De Silvestri, che è il marito. In questi casi, senza essere grandi giuristi, si capisce che in sostanza nel contratto l'elemento fondamentale del contratto è l'incontro delle volontà. Non ci può essere un incontro delle volontà perché non c'è stata l'espressione della volontà, quindi questo è un altro caso in cui la tutela è abbastanza evidente e direi quasi automatica, perché la nullità, il difetto di sottoscrizione provoca nullità. La nullità è insanabile, quindi non è che uno dice: "Ma tu poi hai comprato altre azioni o hai fatto qualsiasi comportamento". La nullità è insanabile e imprescrittibile, anche se colgo l'occasione per dire sin d'ora che tutti i casi che noi stiamo esaminando hanno un limite temporale, nel senso che anche se un contratto di sottoscrizione di azioni di investimento viene dichiarato nullo dal giudice, la nullità, dicevo, è imprescrittibile, quindi anche un difetto di sottoscrizione di 20 anni fa può essere dichiarato nullo. Però per una regola giuridica, siccome la nullità comporta che io ti devo ridare, banca ti devo ridare i soldi, tu cliente mi devi ridare le azioni, le rispettive spettanze, diciamo, sono senza titolo, diventano senza titolo. Io ho azioni senza averne titolo, io ho soldi senza averne titolo. Questa si chiama restituzione dell'indebito, ha una prescrizione di 10 anni. Quindi, tradotto in soldoni per chi mi ascolta, chi ha problematiche che vanno oltre i 10 anni all'indietro si dimentichi di avere soldi perché non li avrà mai. Si può avere la dichiarazione di nullità del contratto, ma non porta a esiti pratici. Un'operazione riuscita, il paziente è morto. Esatto. Allora, anche in questo caso bisogna dimostrare che la signora Maria Rossi non ha firmato, quindi una perizia, cosa serve? Beh, non è un gran problema questo, perché molte volte, come si dice in diritto, emerge ictu oculi, perché basta che l'avvocato produca carta d'identità, un qualsiasi atto, per esempio un atto notarile in cui c'è la firma o altri atti, e il giudice, appunto, ictu oculi vuol dire a occhio, vede che le firme sono palesemente diverse. Se ha dei dubbi si fa la perizia grafica e si rileva che la firma è apocrifa, non è autografa. Andiamo su un argomento che fino a poco tempo fa sollevava altre curiosità. I baci, no? I baci portavano a ricordi tipicamente romantici, in questo caso malefici, perché parliamo di baciate. E poi c'è un grande scudo, ormai un po' tutti pensiamo di sapere cos'è una baciata. Forse è meglio che ce lo finisca lei. Tutti sapete cosa sono i baci, ma non tutti sanno cosa sono le baciate. E il termine tecnico è il divieto di assistenza finanziaria. Pure qui bisogna dare una qualche spiegazione, se no l'ascoltatore non capisce. E il principio riguarda tutte le società per azioni. Una società per azioni ha come punto di riferimento il capitale. Se io
utilizzo soldi della società per aumentare il capitale, diciamo così, il capitale che è un punto di riferimento per i terzi viene falsato, perché io aumento, diciamo così, il livello del capitale, ma in realtà lo aumento fittiziamente. Per le banche c'è un discorso più complesso, il patrimonio di vigilanza, ma il discorso è esattamente lo stesso. Allora, c'è una norma specifica del Codice Civile, 2358, che vieta l'assistenza finanziaria, quindi l'acquisto di, il finanziamento per l'acquisto di proprie azioni. Questo divieto fino a 6 anni fa, fino al 2010, era assoluto, quindi non si poteva fare in nessun caso. L'articolo 2358. Sì. Questo divieto era assoluto, non vorrei sbagliare se 2538. Ho preso appunto e confermo che lei ha un'ottima memoria. 2358. E io, insomma, gli articoli a memoria credo che sia un brutto sistema per imparare il diritto. Comunque, se uno li sa è meglio. Ripeto, questa norma è stata modificata. E è difficile spiegare le modifiche che sono intervenute, ma il concetto è: in certi casi si può fare. Tant'è che la Banca Popolare di Vicenza, perché questo è il discorso che ci interessa, ha fatto una delibera con la quale ha autorizzato sostanzialmente i propri istituti a finanziare l'acquisto di azioni per nuovi soci per un importo massimo di 100 azioni, quindi un finanziamento 100 azioni a testa. A testa, quindi 6.250 euro per farla breve, perché il valore era 62,5. Scusi, per un massimo di 300 milioni, questo è un caso specifico, sì, se sbaglio, complessivo. Globale, quindi sì. La banca ha fatto una delibera di questo tipo, ma probabilmente ne avrei dovuto parlare dopo. Ecco, al di fuori di questi casi, al di fuori di questo, diciamo, di questa deroga prevista dal codice e osservata, la banca non può finanziare l'acquisto di proprie azioni. La vicenda non è così semplice in realtà, perché le difese della banca le conosciamo, perché queste problematiche non sono nate oggi, e poi abbiamo dei provvedimenti già del Tribunale delle Imprese di Venezia, dei quali si è discusso, e forse lei mi farà qualche domanda su questo, dalle quali emergono le problematiche che i giudici dovranno risolvere. Per esempio, la Banca Popolare prima era una società sostanzialmente mutualistica. Sicuramente non capiranno quelli che ci stanno ascoltando. Allora, l'articolo 2348, 2358, sbaglio io perché non sono, appunto, non faccio il suo mestiere, sono un umile discente. Allora, questo articolo proibisce, a meno di certe eccezioni codificate 6 anni fa, il finanziamento di azioni proprie per tutte le società per azioni, che siano cooperative o che siano banche o che siano società di capitali per azioni, che siano quotate o non quotate. Ho capito bene oppure no? È un po' semplicistico il discorso, perché nel codice c'è pure la disciplina per le società cooperative. Allora, il vero problema è la disciplina che si applica per le società per azioni, si applica anche per quelle che erano società con intento mutualistico? La risposta è sì, se mi si chiede un parere, e questo è anche il parere interlocutorio dei giudici del Tribunale delle Imprese di Venezia. Sì, perché? Perché le banche popolari, la Popolare di Vicenza, ha una doppia anima, ha un'anima mutualistica, ma pure un'anima imprenditoriale, perché sennò non si spiegherebbe perché è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, non si spiegherebbe la Consob, non si spiegherebbe la vigilanza del Ministero, anche se poi c'è il Ministero relativo all'aspetto mutualistico. Quindi il problema del capitale, il problema della vanificazione del capitale di vigilanza, e ovviamente c'è pure per una banca cooperativa, quindi si applica pure alle banche. No, volevo capire, siamo perfettamente in linea, nel senso, ho capito quello che voleva dire, spero che sicuramente l'hanno capito ancora meglio dopo questo mio dubbio, che il dubbio, certo, a volte aiuta a capire. Baciate, ci sono dei casi in cui numerosi, quelli che si leggono sulla stampa,
di imprenditori o privati che sono stati finanziati al 100% per poter poi acquistare azioni, c'è da dimostrare la consecutio tempurum o la consecutio delle decisioni, e poi ci sono alcune baciate parziali, cioè mezzo bacio, ti presto dei soldi e me ne presto un po' in più, che sia un mutuo, che sia un finanziamento di quelli che mi hai chiesto, purché con il resto tu ci compri azioni. Quindi baciate totali e baciate parziali. Conseguenze. Lei ha già detto tutto, la baciata totale fa sì che tutta la somma che la banca mi ha dato per comprare azioni comporti la nullità del finanziamento e quindi la nullità della sottoscrizione delle azioni. Se io ho avuto 120, ho comprato 20 di azioni e 100 mi è stato erogato il mutuo, chiaramente io potrò far valere la nullità per quanto riguarda il 20, ecco il senso della baciata parziale. Ecco, un socio che avesse usufruito di baciate totali o parziali, come fa a dimostrare che c'è il legame tra il finanziamento e l'acquisto di azioni? Semplicissimo. Intanto noi genericamente parliamo di finanziamento, in realtà lo strumento tecnico che usa la banca è un fido per elasticità di cassa, quindi la banca... Questo per le baciate totali? Sì. Non è che ti dà soldi, ti dice sul tuo conto corrente tu puoi usufruire del conto corrente fino a, e quindi ti fa un contratto, si chiama appunto di fido per elasticità di cassa. In realtà questi soldi vengono poi impiegati per sottoscrivere azioni, ma se si va a guardare da un lato la motivazione della concessione del fido, che spesso è strumentale, si vanno a guardare le carte, si vede le date, c'è un vincolo, perché nel momento in cui tu sottoscrivi quei soldi sono vincolati, non hai mai fatto prelievi, insomma la consecuzione si riesce a trovare. E allora il discorso che fa il giurista, che quindi fa il giudice, è i due aspetti, quindi il fido preso per se stesso è astrattamente valido, la sottoscrizione delle azioni presa per se stessa è astrattamente valida. Se però le collego, si chiama il collegamento negoziale, allora nullo il fido, perché è fatto per eludere una norma, è fatto per eludere il 2358, quindi sto eludendo una norma del codice civile, quindi cade il fido e questa nullità travolge pure la nullità della sottoscrizione delle azioni. Per usare una frase latina che non serve ma è carina, i giuristi dicono simul stabunt, simul cabunt, o stanno in piedi tutte e due insieme o cadono tutte e due insieme. Ancora più facile dimostrare questa connotazione in questa nullità nel caso in cui l'investitore, e ci sono dei casi noti, l'investitore dimostri di avere una lettera di impegno di acquisto da parte della banca. Certo, poi sappiamo che ci sono tutta una serie di varianti, però ritengo che il problema della prova delle baciate sia in realtà un problema che un avvocato capace lo supera agevolmente. Ecco, quindi diciamo anche per il piccolo investitore che ha avuto un fido, quindi andiamo nel caso più diffuso probabilmente, il piccolo investitore che ha avuto un prestito, un finanziamento, un mutuo superiore alla sua richiesta, purché anche se non spinto comprasse azioni, perlomeno l'extra è facilmente difendibile. Prendi l'estratto conto, dall'estratto conto risulta che tu hai avuto, quindi ti è stata accreditata la somma di 100, per tornare all'esempio di prima, però vedi che ti è stata addebitata, oppure 120, ti è stata addebitata una somma per comprare azioni, quindi si dimostra che quella somma che è stata estratta dal tuo conto corrente è quella che è servita per sottoscrivere azioni. Altro argomento cui forse probabilmente le idee oggi sono più chiare per tanti, ma completiamo un po' questa scaletta, arriviamo verso... prego. Però la interrompo, sulle baciate io ho visto un po' di confusione anche parlando con clienti ed amici, perché è noto a chi si interessa di queste vicende che ci sono stati due interventi del tribunale delle imprese. Vorrei parlare dopo. Come un argomento abbastanza importante, vorrei affrontarlo a parte, perché vorrei metterlo a fuoco proprio a parte. Lei è il padrone di casa, prego. No, si dice che l'ospite è il padrone di casa, comunque dipende da che zona siamo.
Allora, un altro argomento che invece è abbastanza noto adesso, tristemente noto, è quello del MiFID. Sostanzialmente è l'obbligo che ha chi in MiFID sottoscrive delle azioni o a comprarle ad accertarsi che chi in compra azioni o sottoscrive azioni abbia le capacità per poter decidere al riguardo. Ecco, questo è un dovere informativo che ha l'istituto, la banca, nel proporti, quando ti propone le azioni, ed è un diritto all'informazione che ha il sottoscrittore. MiFID tutti ne parlano, però... Dunque, intanto pure qui bisogna dare delle spiegazioni, perché noi polarizziamo tutto sulla banca, ma in realtà questo riguarda qualsiasi operazione finanziaria, qualsiasi strumento finanziario. Questo è un obbligo che, diciamo, che fa capo a tutti gli operatori finanziari, tant'è che il principio fondamentale del dovere informativo è nel testo unico legge finanza, il quale sostiene che in qualsiasi operazione di investimento l'investitore si deve comportare secondo correttezza, trasparenza, diligenza e, badate bene, nell'interesse esclusivo del cliente. Quindi l'intermediario finanziario dovrebbe essere non una persona che vende arance, questa è una similitudine che non mi sono inventata, ma la rilevo da una comunicazione Consob sui prodotti liquidi, quali sono le azioni delle banche. E quindi se io vendo... Prodotti liquidi, le azioni delle banche non quotate in borsa. Non quotate in borsa, certamente quali quelle che ci interessano. E quindi la logica deve essere quella della tutela dell'investitore. La MiFID è uno strumento creato dall'Unione Europea che in sostanza dovrebbe essere finalizzato a dare una profilatura del cliente che va ad investire. La realtà però è che questa finalità della MiFID è stata completamente travisata da, lo dico senza tema di smentita, dalla Banca Popolare di Vicenza, perché con qualsiasi persona io parlo, nessuno si è mai reso conto intanto di che stava rispondendo a delle domande per un formulario che si chiama MiFID, ma qual era la finalità di questo formulario, perché molto spesso la banca ti dice: ma guarda qui, senti queste cose, ti fa sottoscrivere, conosci i titoli, conosci warrant, conosci... E uno si domanda, dice: ma chissà perché mi domandano tutte queste cose, ma non pensa minimamente che questo è un atto che dovrebbe essere fondamentale. Un atto che ti dà una patente o meno di investitore a conoscenza dell'atto che si sta per compiere. Ma direi che per quanto riguarda le annate 2013-2014, il comportamento della banca è stato ancora più discutibile, per usare un eufemismo, perché la stessa Banca d'Italia, prendo da organi di stampa, che ha rilevato che in 48.000 casi nel 13 e nel 14 è stato fatto un uso distorto della MiFID, perché fermo restando tutto quello che vi ho detto, che la MiFID dovrebbe essere uno strumento di profilatura, dovrebbe far capire all'investitore cosa sta facendo, e premesso che secondo me la MiFID sarebbe stato sufficiente articolarla su due proposizioni: sai che stai sottoscrivendo un capitale di rischio? Sai che rischi la perdita del capitale? 2. Sai che tu hai la possibilità non superiore all'1% di vendere quello che compri? Sarebbe finita la MiFID. Ecco. Fatta questa premessa, direi che il comportamento della banca è stato molto più discutibile, perché nella stragrande maggioranza dei casi la banca, dopo aver fatto una sorta di nel preordine, il preordine è quello che il cliente sottoscrive in concreto. Nel preordine si trova scritto ore 10, 12 secondi. La banca sconsiglia l'operazione perché l'operazione non è adeguata. 10. Cioè chi compra non ha le conoscenze adeguate per poter comprare. C'è conflitto di interessi, la banca sta vendendo un prodotto che è suo, bla 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 bla. Quindi in sostanza, leggendo quel foglio, tu vedi che la banca stessa ti sconsiglia. Peccato che insieme a quel foglio tu ne sottoscrivi nello stesso tempo un altro che la banca ti sottopone, ma sfido chiunque a capire che stava sottoscrivendo due cose contraddittorie l'interlocutore. Ore 10, avevo detto, e 12, mi pare, ore 10 e 14, quindi parliamo di minuti,
un nuovo preordine in cui la banca dice sì, beh, io ho informato il cliente che l'operazione non è adeguata e che quindi non dovrebbe essere permessa, però lui mi ordina di farla, in gergo si chiama l'execution only, mi ordina di farla e quindi io l'ho fatta. Ora, un meccanismo di questo tipo, non uso parole che comunque ho usato negli atti che ho fatto, un meccanismo di questo tipo è assolutamente inaccettabile. Ecco, queste sono più o meno le problematiche dell'informazione adeguata che Cassazione insegna, cioè l'informazione deve essere adeguata in concreto, ossia deve essere concreta la possibilità di far capire all'investitore cosa sta facendo. Quindi non basta che tu mi fai sottoscrivere tutta una serie di moduli che poi sono sempre spesso per redazione, il cliente dichiara nella scheda di adesione di aver preso visione del prospetto di offerta, non prende visione proprio di un cavolo. In realtà chi ha sottoscritto azioni non si è reso conto, in linea di massima, nemmeno persone di elevato grado di cultura, sostanzialmente quali prodotti andavano ad acquistare. Ecco, poi diciamo che può essere di rimente quella dichiarazione che ho detto anch'io della Banca d'Italia, che afferma che in 48.000 casi la MiFID o il MiFID non è stato compilato correttamente, quindi ci sono tutte le basi per la nullità di quel tipo di atto. Ma leggo anche sempre dagli stessi organi che ci sono stati dei funzionari che sono stati espressamente sanzionati per aver fatto un cattivo uso della MiFID. Ripeto, queste sono notizie che do perché le ho ricevute a mia volta, se mi si chiedono riscontri non sono in grado. 48.000 sono molto più dei 6.000 che oggi avrebbero fatto azioni per richiesta di ristori da parte della banca per i danni subiti. Non entriamo nel merito, però sono due numeri contrastanti. 48.000 ma si spiegano. Prego, lo spieghi. Si spiegano. Qui vale la pena allungarsi un pezzo che non è un'intervista lunga, è un'intervista di chiarimento, è una piccola lezione. Ma... Drammaticamente essere poveri non è mai un grande vantaggio. Le situazioni più facilmente tutelabili, le abbiamo dette prima, sostanzialmente sono i fuori sede e le baciate. Rispetto alle sottoscrizioni delle azioni, fuori sede e baciate non sono statisticamente moltissime, perché fuori sede e baciate si fanno con chi si fa, si fanno con i ricchi, con quelli che hanno i soldi. Quindi i ricchi hanno la possibilità, scusate la terminologia è generica, quella i ricchi, ma per capirci. Quindi quelli che hanno. Non stiamo colpevolizzando i ricchi da solo. No, anzi, ci mancherebbe altro. Chi fa azioni di questo tipo è una persona che può permetterselo di farlo perché ha degli argomenti talmente forti e delle perdite talmente forti che non può non farlo e lo fa con ragionevoli possibilità di successo. Il povero Cristo, l'investitore, quello che ha fatto risparmiatore, quello che ha fatto Musina, spesso ha 20.000 euro, 25.000 euro, allora ti vai a imbarcare con un'azione, a combattere la MiFID, che non è semplice, a combattere il dovere informativo, e se poi perdi la causa, il cliente ti domanda, ma se io perdo la causa? E se perdi la causa non solo devi pagare me, che probabilmente pagando me di sicuro non vai fallito, ma pagando l'avvocato di controparte, l'avvocato della banca, sono, come si dice... E a Oxford sono cavoli acidi, quindi un'altra baciata. Quindi se tu vai a fare una causa per 20.000 euro e poi ti trovi che non vinci e ci hai rimesso 10.000 euro, dici avvocato che consigli mi hai dato? Allora torno a monte, questo spiega questa discrasia tra i 118.000 che si sono visti danneggiati dal depauperamento delle azioni e i 6.000 che fanno ricorso. Queste sono più o meno. Poi onestamente in quei 118.000 bisogna andare a guardare per dovere di cronaca sono i soci complessivi della banca, di cui tantissimi acquisiti ex novo per dichiarazioni stesse, per documenti ufficiali della banca dal 2013 in poi, ma molti di questi erano già soci in precedenza, quindi nascono tutt'altri casi che non sono probabilmente difendibili perché erano in altri tempi, in altre situazioni, al di là delle scadenze temporali per i 10 anni famosi a cui accennava lei. Quindi 118.000 per correttezza sono i soci finali
della Banca Popolare di Vicenza, non tutti quei 118.000 sono stati danneggiati, soprattutto con le ultime operazioni, quelle degli ultimi anni, 2013 poi, che chiaramente hanno dei profili diciamo criticabili, anche uso. No, io uso la parola criminogena, io uso la parola criminogena perché gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 veramente grida vendetta, perché la banca, quando ha sostanza disposto l'aumento di capitale nel 2014, nello stesso periodo chi chiedeva di vendere azioni non gliele vendeva. Cioè, riflettete, da un lato io nel 14 ho fatto domanda di vendere, la banca mi dice niente da fare, e tu ad agosto mi fai un aumento di capitale mezzo mercato, quando tu benissimo sai, quindi non voglio dire quello che penso, ma si capisce. Non c'entra con l'intervista, ma diciamo così, qualunque sarà la fine dell'inchiesta, qualunque sarà la sentenza, una sentenza etica si può già trarre. Non voglio distrarre ulteriormente. No, ma voglio dire che delle denunce per truffa ci sono. Sì, ma io parlo anche eticamente sono già condannati a morte. Io penso che sia anche una parola, un avverbio, un aggettivo poco usato, ma eticamente io penso che il comportamento della Popolare di Vicenza, perlomeno fino a che ci sono stati i vecchi gestori, sia eticamente condannato e condannabile. Volevo concludere con questa scaletta, perché questa volta non mi lagno della lunghezza, perché era necessario essere un po' lunghi, e anzi non esauriamo l'argomento, quindi ci rivedremo sicuramente. Perché le casine, questi sono i punti, però le casistiche sono così ampie, vorremmo dare. Oltre che aver raccontato come è nata questa situazione, vorremmo cominciare anche a trovare delle possibili soluzioni oppure attenuazioni del problema, perché non dimentichiamo che oltre alla perdita enorme di capitale da parte dei sottoscrittori c'è un danno sul territorio che penso che, al di là dei numeri fatti, al di là, è veramente danni, drammatico. Non solo danni economici, ma danni di vita, perché a me è capitato di fare lo psicologo, il consolatore, ci sono problematiche di vita pazzesche. Quindi non a caso c'è già un paio di suicidi che sono, e speriamo che si fermino lì, perché comunque la vita non è una fase fatta, ha un valore molto maggiore di qualunque perdita sia. Però questo è un modo di dire, che dopo quando uno dice certe situazioni non so che peso che vanno dalla vita. Un ultimo, ma non l'ultimo argomento, è quello degli scavalcati. Alcuni pensano di aver trovato la panacea dei propri problemi, io sono un po' meno ottimista che non negli altri casi, perché dicendo ci sono stati, pur lei accennava, qualcuno che ha ordinato di vendere azioni, alcuni di questi sono stati soddisfatti, forse alcuni ricchi particolari, non tutti, ma alcuni ricchi particolari, quelli più amici, e altri non sono stati soddisfatti. Però questo non deve portare all'illusione che una volta accertato, come la stessa banca ha accertato, perché lo ha detto pubblicamente, l'ha fissato in documenti che ci sono stati dei fenomeni, ma la stessa banca nei suoi documenti di Iori ha sempre detto abbiamo l'elenco completo degli scavalcati, quindi ce l'hanno. Questo però non porta a un umanismo, come dire, ha ammesso quello che non poteva negare. Certo. Però questo non porta all'automatismo che magari uno spererebbe, siccome mi hanno scavalcato riprendo i miei soldi. Già, non è propriamente così. Proprio no. E anche qui, per dare spiegazioni, visto che il senso di questa chiacchierata è costruttivo, e il principio del codice è che nell'esecuzione dei contratti, quindi quando c'è un contratto e poi il contratto va eseguito, mi riferisco all'acquisto delle azioni, il contratto va eseguito secondo buona fede. L'esecuzione del contratto significa anche dar corso alle domande di vendita, perché siamo nella fase esecutiva del contratto. Allora, se la banca favorisce Coviello a danno di De Silvestri, difficile, ma tutto è possibile nella vita, chiaramente non si comporta secondo buona fede. Aggiungo che nello stesso documento informativo della banca, uno di quei tanti documenti che nessuno legge, che gli avvocati vedono quando poi li vanno a chiedere, c'è scritto che la banca, lo dice la banca, quindi in sede di impegno contrattuale, la banca si impegna a risolvere i conflitti di interesse, perché il conflitto di interesse non è solo quello tra la banca e il cliente, perché la banca chiaramente è interessata a vendere azioni, ma anche quello tra clienti. Quindi
La banca, sono soci in questo caso? Soci, clienti, soci. Quindi la banca, privilegiando un socio in danno di un altro, sostanzialmente risolve malamente un conflitto di interessi. Quindi è inadempiente anche questi impegni che ha preso. Però, come giustamente diceva lei, non è che il contratto di sottoscrizione delle azioni sia in discussione, né mi posso aspettare una cosa diversa dal risarcimento del danno. Come si orienteranno i giudici sul risarcimento del danno è difficile dire. Posso ipotizzare che la banca farà delle offerte che spero di essere smentito, anzi lo dico sperando di essere smentito, saranno delle offerte al ribasso. Alla fine di questo percorso, ripeto, interlocutore, spero che sia utile a chi ci sta ascoltando, è preferibile una strada di accordi o una strada di causa? Bisogna vedere in concreto, perché come avviene nella vita, come avviene nella vita, è sempre quando due persone trattano interessi contrastanti, è una questione di rapporti di forza. Faccio un esempio: se si tratta di un imprenditore che ha bisogno di riavere soldi, di non far inceppare l'azienda, addirittura di non farla saltare, l'imprenditore che va a trattare è in posizione di debolezza, quindi magari la banca ti propone sì, beh, ti ristrutturo, parlo in generale, non degli scavalcati, quindi per esempio l'ambasciata, la banca dice vabbè, tu mi dovresti dare per il fido 100, va bene, dammene, o ridammene gli stessi 100, te li ristrutturo in 30 anni, dammene 80 in 20, ecco, quindi chiaramente l'imprenditore è in posizione di debolezza. C'è invece chi è in posizione di forza, fa una questione di principio, dice io sono un privato, ma ci ho rimesso 700.000 euro, vivo lo stesso e io vado fino in fondo e vediamo quanti me ne dà il giudice. Quindi difficile, difficile da dare un parametro, ecco, però bisogna orientarsi su questi concetti. Chi è in posizione di forza? Poi dipende pure, diciamo, da come si comporterà la banca, perché se la banca farà sistematicamente offerte al ribasso, chiaramente le percentuali di conciliazioni saranno basse. Io mi permetto di fare una piccola sintesi di quello che abbiamo detto, poi le lascio la parola conclusiva per eventualmente rettificare sintesi errate e per una sua conclusione su questo capitolo dell'informativa che stiamo cercando di dare ai nostri elettori. Allora, in questa scaletta delle possibili tutele abbiamo esaminato i cosiddetti contratti conclusi fuori dalla banca. E qui ce n'è ben doppio, perché perlomeno chi ha fatto sottoscrivere il contratto doveva essere non un semplice funzionario di banca, ma un iscritto all'ordine dei consulenti finanziari, altrimenti l'azione, il contratto è nullo. E in ogni caso avrebbe dovuto aggiungere una clausola, anche se iscritto, di diritto di recesso entro 7 giorni. Perfetto, grazie. Meglio puntualizzare punto per punto, la ringrazio. L'esistenza, verificare se c'è un difetto di sottoscrizione, cioè la signora Maria Rossi, moglie del dottor De Silvestri, che non ha firmato ma il marito ha firmato per lei, questo è un difetto che rende nullo il contratto. Terzo caso, quello molto discusso, delle baciate totali e delle baciate parziali, in cui c'è e ci sono grossi appigli per potersi rivalere sulla banca. E poi ripeto, torneremo su questo argomento e ne daremo un'interpretazione un po' più legale rispetto a quella mediatica, che farebbe sembrare soccombenti i baciati, quando invece questo tecnicamente non è, che legalmente non è, perlomeno in questo momento. Chiedo scusa se interrompo, per dare sempre qualche spunto in più. Un altro degli argomenti, ma per dirvi come ogni sottospecie poi ha tutta una serie di problemi. Le obbligazioni convertibili, l'aumento di capitale del 2013, sì, è stato un pacchetto inscindibile di azioni e obbligazioni convertibili. Che era un convertente di fatto, no? Giusto? E, ripeto sempre cose discutibili, perché obbligazioni convertibili nella testa della banca erano azioni, perché tant'è che te l'hanno convertite, no? Allora, chiaramente quando la banca fa le cause si difenderà dicendo, beh, ma le obbligazioni convertibili, mica qui c'è stato un finanziamento per l'acquisto di azioni, c'è stato un finanziamento per l'acquisto di obbligazioni. Sì, quindi quelli che pensano di fare le cause, di andare lisci come l'olio a prendere un gelato in centro, non sarà. Certo, ho capito, la ringrazio. Con le baciate, in cui c'è questo aspetto, poi c'è la violazione dei diritti informativi, quelli legati alla
individuazione del profilo dell'investitore, che qui torniamo su un dato, Banca d'Italia ha detto che 48.000 profili non erano quelli adatti a sottoscrivere le azioni, e poi c'è il problema degli scavalcati, che però non è una panacea, anche se può aiutare qualcuno, parliamo di qualcuno che però il singolo è importante, ma non è la soluzione del problema, anche perché non è quello che non è il problema che ha coinvolto il numero massivo i soci come numero, ma quello non è trascurabile, non è trascurabile il numero dei cosiddetti scavalcati certo. Allora, la chiudiamo qui, ma la chiudiamo, un arrivederci alla prossima. Non vorremmo essere in questo momento, sicuramente non vorremmo essere nei panni di chi ha perso dei soldi, essendo danneggiati in maniera truffardina, anche chi li ha persi, avendo rischiato sul mercato, avendo avuto dei vantaggi e così via. Ma non vorremmo neanche essere nei panni dell'attuale CDA della banca, che comunque qualcuno dovrà richiamare al dovere per poter rimborsare chi deve essere rimborsato, e se la banca già oggi, abbiamo scritto anche noi, si trova di fronte a nuovi buchi di bilancio, quelli legati a Cattolica, alla rescissione del contratto con Cattolica, quello legato alla svalutazione degli NPL, si parla già circa di 1 miliardo di nuove necessità da parte della banca, non vorremmo essere onestamente anche nei panni di questi signori. Mi consente una piccola aggiunta, io sento sempre amici, clienti, perché Vicenza è sempre questa, pensare che il Fondo Atlante dice, ma come il Fondo Atlante difende le baciate, dice che sono lecite, ma cosa ci aspettiamo dal Fondo Atlante? Il Fondo Atlante fa esattamente i suoi interessi imprenditoriali, quindi sarebbe sorprendente il contrario che dicesse, sì è vero, avete ragione, le baciate non si potevano fare, chiedeteci il rimborso e te lo diamo. Quindi non ci si aspetti disponibilità, perché il Fondo Atlante è un fondo che fa impresa. La banca popolare, come la concepivamo, positività o negatività, non esiste più, anche se ce l'insegna la Banca Popolare di Vicenza. Mi concedo una chicca, non me ne voglia, siccome questo argomento vogliamo affrontare questo argomento, però vede, anche lei ha subito l'influenza mediatica, perché anche lei ha detto il Fondo Atlante. Noi sosteniamo che il Fondo Atlante, ma so che è d'accordo con me, sì, certo. Il Fondo Atlante è stato istituito da Questio, spieghiamo un secondo, c'è un SGR, società di gestione di risparmi, che è la Questio, che ha istituito un fondo di investimenti in cui sono confluiti denari di altre banche, di cassa depositi e prestiti e così via. Questi denari sono di investitori istituzionali, chiamiamoli così, che devono avere un profitto dal loro investimento, altrimenti questo diventerebbe aiuto di Stato. Questi investitori, da un credit a tante piccole banche, a casse con le prestiti, devono avere un profitto, penati punta un profitto del 6%, diceva lui, in un tempo abbastanza ridotto, penso che sia un po' più difficile da attuare questo periodo. Ti chiedo scusa un secondo, è incompatibile. Ma comunque, diciamo, questo comunque ha costituito questo fondo. Il fondo ha acquisito il controllo totale della banca, 99% delle azioni. Il fondo addirittura, in una circolare mandata a tutti i soci a fine giugno da Questio, ha sottolineato quello che è ovvio, cioè ha detto il fondo è proprietà della banca, ha dato gli indirizzi come proprietà a chi gestisce la banca, la sua azione si esaurisce nel nominare il CDA della banca, oltre che poi dopo andare a controllare il buon operato del CDA della banca. Quindi poi chi opera in nome e per conto della banca è la banca stessa e il suo CDA. Quindi quando si legge, mi scusi se ho usato questa cosa, quando si legge che il Fondo Atlante in tribunale ha detto che il Fondo Atlante si astiene, è falso, nel senso che in tribunale alle trattative ci vanno i legali della Banca Popolare di Vicenza. Se questo è un errore casuale di scrittura o è un modo per nascondere l'immagine della banca proprio attuale dietro a un terzo, come è un po' l'abitudine italiana e vicentina, questo è falso. Se poi i legali della Banca Popolare di Vicenza, che sono nominati dal CDA della banca, seguono le strategie del proprietario, ci sta, perché il CDA segue le strategie, però è scorretto tecnicamente, ma anche moralmente, dire che il Fondo Atlante, chi opera oggi a favore o contro gli azionisti vecchi, nuovi, è la Banca Popolare di Vicenza, rappresentata da Mio, Bragandini, Iorio, eccetera, eccetera. Questo per chiarezza. E io direi, chiamiamo le cose come stanno. Ripeto, si può dire che il CDA attuale esprime gli indirizzi
che fanno giustamente comodo al Fondo Atlante, imprenditorialmente, ma qualunque azione sia compiuta è compiuta dalla banca. Come pure, approfitto per chiudere questo incontro, non è esistono esposti contro il Fondo Atlante, perché non potrebbe, anche alcune obiezioni che sono state fatte in merito alla liceità delle deliberazioni delle assemblee non sono fatte contro il Fondo Atlante che è subentrato, ma c'è chi ritiene che ci siano gli estremi per invalidare, è una strada difficile da percorrere, anche se potrebbe essere giusta eticamente, di invalidare le assemblee, perché queste assemblee sembrano nate con dei presupposti non leciti, ma gli eventuali ricorsi non sono contro il Fondo Atlante che ha comprato azioni, ma contro chi ha gestito quelle assemblee, e chi ha gestito quelle assemblee prima era Zonin e poi era il presidente Stefano Dolcetta. Questo per chiarezza. Quindi il Fondo Atlante è proprietario, ma i gestori sono quelli attuali. Vi ringrazio e ci diamo un arrivederci su un argomento che penso che ci terrà occupati ancora per molto tempo, anche se, ripeto, Vicenza Più TV, dopo aver avuto, dopo potendo esibire la tranquillità morale di aver sempre raccontato ai propri lettori tutto quello che sapeva nel modo possibilmente più corretto che aveva, oggi sta cercando di occuparsi anche di trovare insieme alle associazioni dei consumatori, qualunque associazione, insieme ai legali e insieme anche ai soci, sta trovando delle strade, sta cercando di trovare delle strade percorribili che non compromettano il futuro della banca attuale, che comunque può avere un ruolo importante, ma che non dimentichino i terremotati, perché i terremotati di Vicenza sono quel numero enorme di soci che sono stati ridotti al lastrico da una gestione che, diciamo, è stata, diciamo, ballerina, per usare un termine che faccia ricordare le baciate. Grazie. Arrivederci.